Ciao ragazzi, bentrovati. Oggi faremo un arrostino aromatico che accompagneremo con un contorno di mele alle cipolle e datteri. Tanto per cominciare ci serve un pezzo di cappello del prete o da arrosto, un rub che potete creare utilizzando sale, zucchero, pepe, erba cipollina, aglio in polvere e paprika, succo d'arancia rossa e miele. Partiamo dal rub. Andiamo a miscelare le nostre spezie che applicheremo in maniera uniforme sul nostro taglio di carne. Questo ci servirà per creare una crosticina all'esterno, mantenere quanto più possibile i succhi e l'umidità all'interno e ovviamente andare a insaporire il tutto. A gusto vostro potrete aggiungere erbe, menta, salvia, quello che più vi piace. Una volta ottenuto un rub omogeneo, andiamo a spalmarlo generosamente sul nostro pezzo di carne. Copriamo tutta la superficie, applichiamo con un bel massaggio. E questo lo mettiamo in cottura. A parte, prendete il vostro succo d'arancia, gli aggiungete una buona dose di miele, mescolate il tutto accuratamente. Dopodiché, ogni 20 minuti, con questa miscela, applicherete delle spennellature per mantenere la parte superficiale umida e saporita. Il miele contribuirà, asciugandosi, a dare la reazione di Maillard e quindi a caramellizzare e a formare la crosticina, e voi avrete un buon arrosto succulento. E adesso prepariamo il contorno per il nostro arrosto al miele. Abbiamo bisogno di burro abbondante, mele, datteri, cipolle, una buona dose di miele e pizzico di sale. E adesso andiamo in cottura.